Eccoci in un altro video natalizio, cari amici di Forza Panino. Ciao Casi, ciao Bene. Pompi. Ciao, Buonasera, buonasera a buonasera. tutti. Buonasera, perché qui è sera, giustamente. Abbiamo un po' di curiosità natalizie da assaggiare. Picco glicemico facile facile, senza problemi. Per fare ciò mi sono tenuto scarico di zuccheri oggi, quindi cerchiamo un po' di compensare. Abbiamo acquistato delle cose presso 3-4 punti vendita. Allora, c'è un elemento di Eurospin, uno solo. Perché fanno cose serie, a quanto pare, Sono quindi. i cioccolatini di Dolciando. Dolciando, devo dire, è un'ottima marca di Sempre faccio come i veri influencer. discount, sì, da mano dietro come se non ci fosse un domani. E io invece uso il braccio bionico per far vedere Dolciando. Ok, voglio partire con i cioccolatini in tranquillità. Io però Tu li lascerei per ultimi ti ci questi. rifaresti la bocca. Io ho un po' un languorino di una bibita, Hai no? sete? E Ho sete, allora, no? Tu non vedevi l'ora? Inauguriamo. Sì. Vai, Casi. Vado. Oh, È tutta tua. la Fanta È all'uva. tornata. È tornata la Fanta all'uva, comprata al Todis come tradizione detta. È in frigo da una settimana, quindi dovrebbe essere strafredda. Ma non è vero perché intanto l'abbiamo scaldata totale. Il Ma Casi non vedeva l'ora di bere di nuovo la Fanta esatto. all'uva. Da notare la presa tattica della bottiglia, Eh sì, perché 2 litri è. cosa che io ho sempre ammirato della Fanta all'uva. Fanta all'uva che tra l'altro io ho assaggiato per la prima volta in Giappone nel 2009. La Fanta Grape. L'odore è Spettacolo. sempre buono. Ragazzi. Oh. È sempre la Big Bubble che mi ricordo. Esatto, salute. Alla La Fantu. salute, la Fantu. Salutu. Ah, ora sì che possiamo iniziare a mangiare la Che munnezza. buono! La metto qui di lato. Allora, i cioccolatini dopo, dai. Mystery Box oppure. Io partirei con una cosa, con un classicone. Un classicone. I I marshmallow. marshmallow. Vada, Sì. Pompi. I marshmallow di Babbo Natale. A forma di Babbo Natale. Ve lo leggo in danese. Skumjulemand Soft Santas, Skumjulement. banalmente inglese. Pigete uno Skumjulement. Magni uno Anziché. Skumjulemand con noi. Magni uno Skumjulemand si è da me. Esatto. Ma l'apertura discreta, che poi diventa. Diventa, si Che disintegra. poi diventa Si esplosiva. disintegra, esatto. In mille Casi, a lei pezzi. l'onore. Oh, grazie. Vediamo. Non è molto morbido. Ah, è vero, è È un po'. un po' duretto. Ma questi. Ma Ha il sono. colore Ma delle. sono gnomi da giardino questi, altro Sì. che Babbo Natale. Ha il colore di quelle caramelle tipo Sono frutella, esatto. la panna e la fragola. Che cos'erano quelle caramelle che mangiavamo quando eravamo piccoli? Sono Big Bubble, panna e fragole. Ah, Big Bubble, è vero, non è frutella. Sono un po' assecchiniti. Sono un po' tenaci per essere dei marshmallow. Esatto. Sono callose, sembrano i Callosi. nervetti. È vero. È lo scarto del marshmallow. Ti già faccio, come al solito. Anch'io. Sembra un po' la trippa. La trip Comunque, advisor. cioè, dovrebbe essere Babbo Natale, ma effettivamente sembra un nano da giardino. Andiamo al giardino, Io non ho il braccio bionico di Manuel, però spero si sia visto. eh. No, sicuramente no. Va bene. Va bene. Sei? Per Vabbè, dai. iniziare direi che ci Sei. stava, I voti come Franchino al criminale. Sei. Marshmallow del laboratorio. Lo seguite Franchino voi? Da oggi. Il Da oggi, dai, grande. mio collega mi ha fatto scoprire la sua esistenza. Quanto è gasata sta Fanta? Io farò Tantissimo. dei rutti mostruosi. Incredibile, bellissimo, eh.
Ah. Dio santo. Ma io ne terrò per farne uno solo di rutto. Ah, tu in casa? Sì, sì, tipo quello di Fantozzi. Casi nel frattempo voglia favorire. O vuoi provare un nuovo? No, dopo. Perché ce ne sono di gusti da provare. Esatto, ce ne sono molti di gusti. Tutti gusti più uno. Tanti flavor. Ok. Ah, bello, abbondante. Io ho poca. Il poca la fantu non si dice. Scusate. Io poco. Io poco. Non amici, dovevo. Amici rumeni, scusate se non mi stavo prendendo in giro, se no per goliardia. Dai, esatto. Solo... Siamo cugini. No, perché siamo cugini. La bottiglia. Cioè, c'è un perché? Perché la bottiglia è rumena. La bottiglia è rumena. Esatto. È scritta in rumeno perché Todis ha un reparto che noi chiamiamo il reparto. Questi sono prodotti che sono fantastici. Sono fantastici, sono buonissimi. E la Fanta è uno di questi. Mi ha riportato in Giappone 12 anni fa. È come quando anche facciamo 13. Finta di parlare in spagnolo mettendo le S, facciamo esatto, finta di parlare rumeno mettendo le U. Perché siamo cazzoni. Andiamo avanti. Che cos'è questa cosa? Che ecco, perfetto. Ora l'hai nominata e ora ce la pappiamo. Mostrala come veri influencer. Poppen the Slick. Ok, eh? Sarà vuoi ottimo. Vuoi una Poppen the Slick? Sì. Spero sia non sia a base di renna. Secondo me sì. È un pezzo di renna secca? Non mi dire che carne secca perché potrei impazzire. È a sapore di lampone, quindi dubito che sia carne secca. Cosa? Casi. Cosa? Casi? Devo mettere la mano secondo me. Vediamo. Oh, che bello queste cosette. Queste molliche. No. Queste le devo beccare? Allora, raga, sembra cristalli di metanfetamina. Esatto, lo stavo proprio per dire. Abbiamo... Non è Breaking Bad. Non è Breaking Bad. Giuro. Qui... Va bene. Buona calata, allora. Uno. I frizzi pazzi! Che buone. Mamma mia come frizzano. Mi frizzo tutte le orecchie. E devi vedere quando la devi rifare. Come ti frizzicherà il culo. Però buonissimo. Continua a frizzicare, è incredibile. È buona. Effervescente. Cosa c'è dentro affinché succeda questo? Non fare domande. Non chiedertelo. Ci prova? C'è il bolo. Ci provo io? Vai, fallo. Beh, questo penso che sia una delle cose più dolci che io abbia mai mangiato in vita mia, molto probabilmente. Ce lo caliamo? Finiamo? Mm-hmm. Va bene. Che botta glicemica oggi. Buonissimo. Molto simpatico, devo dire. È carino, da regalare ai bambini è carinissimo. Dove l'avete acquistata questa cosa? Tiger. A Tiger? Mm-hmm. Ok. Mi ha convinto. Dopo questo secondo me non saprà nulla di nulla. A questo gli diamo un 7 e mezzo. Io do 8. Io do 8. Sono con la Pompi. Io do 8. Ci siamo. 8 pieno. Citando sempre Franchi. 8 pieno. Ci siamo. A me sta continuando a frizzare dietro le orecchie. Esatto, infatti berrò un bel bicchiere di Fanta ora. Ho bevuto però del frizzicore, lo sento ancora. Ma che associazione a delinquere è la Fanta insieme alle sprizzi pazzi qua. Alle sprizzi pazzi, Popping candy. Allora, io propongo di mettere della parvenza di salato a spezzare un attimo con i popcorn al cioccolato. Sì, prego, sì. Si aprono i popcorn al cioccolato. Questi provengono da Lidl. Lidl che ci propone questi popcorn al cioccolato che secondo me faranno un po' da legante
L'odore promette molto bene. Quel giusto compromesso tra cioccolato e burro. Mamma mia! Mamma mia! Assaggiamo. Mamma mia, oh! Ma sono buoni! Cazzarola! Madonna! Cioccolato e caramello. Burro e qualsiasi altra cosa. Spaziali questi. Sono buonissimi. Beh, questi devo dire 8 e mezzo. Sì, sì. Assolutamente. Buoni. Buoni, buoni. Scrocchiarelli. Ma che scherziamo? Buoni, buoni e basta. Non gli davo quasi una lira. E invece abbiamo dato di lire a tutta sta roba. Molto interessante. L'ultimo, se no mi serve andiamo... la padella. Se no andiamo... La padella. È in garage la padella, dove la va a prendere? Allora, questi mettiamo via. Mettiamo via le cose che abbiamo già assaggiato, così. Mister Presidente, potrei avere un fazzoletto cortesemente? Devo vomitare un attimo. Non è vero, mi devo solo pulire le mani. Quindi assodato l'8 e mezzo. Sì. A questi popcorn al cioccolato, io andrei di questi cosi. Vediamo che sono. Oh. Biscotti common. Un biscotto alla cannella. Il biscotto alla cannella, non ce ne frega un cazzo. Ve lo rileggo in danese. Jules. Meg Kager. Jules. Jules. Jules Macager. Macager, perché già lo sa anche lui che cosa farà. Jules Macager. Macager. Eccole qua. Jules Macager. Attenzione. Nomen omen. Si procede al taglio. Ormai lei compie l'addetta al taglio. Prego. Forma di cuore. Si possono anche appendere all'albero. Infatti hanno il forellino per appenderli all'albero. Saranno più buoni della casa di pan di... Sono uguali. Biscotti alla cannella. Basic. Però... A me piacciono tantissimo. Allora, questi sono carini anche... Per fare quei giochi in cui il biscotto è appeso e la coppia lo smangiucchia, no? Da un lato e dall'altro, quindi sono multifunzioni. Buono. Ah, che bello schifo. Allora io gli do un 3 perché la cannella mi fa cagare e quindi 3. Proprio fa schifo, se non ti piace la cannella fa schifo. Pompi voto 8. Per me 6. Però io ci sto sotto per la cannella, non faccio testo. Mi devo bere una bottiglia di Fanta ora per togliere questo saporaccio orribile. Il tuo voto Pompi 8. Ok. Io adoro la cannella, quindi per me... Per me è un 6 basico, perché vabbè. Senti come si sta formando. Sì, sì, il mal siluro, di pancia. Il siluro si sta formando. Il mal di pancia si sta iniziando a formare sale. Anzi, e poi scende. E fa male. E fa malissimo. Assolutamente. Ok. A questo punto andrei con il cioccolato. Esatto. Vogliamo andare... Ma sono sempre marshmallow. Con i marshmallow, però ricoperti di cioccolato. Oh! Si proceda. Ve li mostro. Io faccio sempre lo spingitore di pompi. Ok. Molto benissimo. Scum fiduser. Scum. Fiduser. Scum.
Devo contemporaneamente ruttare e scorreggiare. Anche io devo decidere il bazooka. E io sto in mezzo. Devi fare il ruttoreggia. Bello. Oh, ma che sono carini. A forma di troccolo di merda. Che lo vedete tutti quanti. Pianga, io sinceramente. Di che forma è sto coso? In forma di cacca di cani. È una stella cometa, non stella. Lo vedete? Io non so dai, cosa diavolo abbia. È una stella cometa. Sì, io sono una stella cometa. Non si può dire. Ci bannano. Non si può dire. Casi della merda. Sì, cioè. Questi sono morbidi almeno. Non come quella roba. Come quei nani da giardino lì. No, si appappano. Si appiccicano all'esofago questi. Quando calano si appiccicano alle pareti dell'esofago. 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 Questo qui. È l'esofago. No, qua. Inizia da qua l'esofago e andrà qua. Sappiccia. Questi non ci arrivano sotto. Perché no, non ci arrivano. Rimangono qua. Sì, sì, se li digerisce l'esofago. Li... Oppure se ci arrivano, fanno da paracadute. Quindi a terra, sull'acqua praticamente. Infatti questi li ricacchi dopo domani. Non il domani. Tempo che scendono. Che prima che arrivano. Ci vuole tempo. Caso io procederei a... Un rimescimento. Sì, perché secondo me... Prima che proviamo le twist and shout, là, questa io... bottiglia ce la siamo finita. No, questi gli do un 6 meno meno. Ok, bene così. No, bene così non si può dire, giustamente. Un 6 meno meno? Mm. Sono d'accordo. Ma direi pure io. Sì, un 6 meno meno. Mi è piaciuto questo 6 meno meno. Meno meno. Sì, non da assaggiare, ma non li ricomprerete mai più. Ho preferito quelli... Anche io. Quindi un po' insecchiniti. La consistenza è buona. Però io non sono abituato al sapore del marshmallow. A me non mi piace tanto. Troppo dolce. No. No. Sei meno meno. Allora, Mystery Box ce la lasciamo per ultima. La Mystery Box per ultima. E i cioccolatini, penso pure. Ora c'è... Cioè, questa cosa orribile. Allora, io farei... Lui. Loro. Loro. E loro. E loro. Ok. Allora, quando io come ho mostrato chiama? Intanto Hull Snemand a Manuel dopo averlo acquistato, ho detto così. Ora Manuel vi dirà: questo lo potete mettere nel latte oppure delle mini ammuccicate. Agevoleremo anche l'audio. Ma è una papera, che è sta cosa? Attenzione che c'è l'apertura alla Apple maniera, cioè ti dice prendimi qui e scarcia e non viene via. E non come l'Apple. E non come l'Apple, non viene via. Non viene proprio benissimo, benissimo. È stato sgozzato. Ah no, c'è l'estrattore, attenzione. Ah, vedi? Ah, vabbè, un packaging incredibile direi questa cosa. Ah, la Apple, guarda! Wow! Mamma mia! È scrigneo! Scrigneo! Oh, questo... c'è un gettone dietro! Che c'è scritto? The Original... Che? The Original Mug Bomb, tipo. The Original Mug... Ma sembra un reperto archeologico. Mug Man, quindi questo si deve mettere dentro una tazza una mug. Con oppure se vengono morsi. Perché dentro ci stanno delle gocce di cioccolato che nel momento in cui inserisci questo nel latte, questo si scioglie e le gocce di cioccolato vengono a galla. E tu fai mangi e bevi. E tu ti mangi pure le gocce di cioccolato. Invece noi ce le mangiamo a morsi. Noi sì, perché non abbiamo del latte caldo da poter utilizzare. Sì, e se lo avessimo non lo utilizzerei mai questo, ora perché... Questo, nel latte caldo... È sicuro. È diretto. È diretto. Avete dei problemi di... stitichezza. Comprate un... Hull Snemand. Snemand. E pucciatelo nel latte. Esatto. Lasciatecelo un quarto d'ora tipo. Infatti... Ora. E poi un quarto d'ora è quello le che le strade sono due. O gli schiaffo una moccicata in goccia oppure lo appoggio
E lo disintegro con una sardella. Io direi cosa di votate? Disintegrarlo. Io direi di metterci sotto della carta. Esatto. Ma anche sopra, lo avvolgerei con della carta. Ok. Vero? Ok, così lo mummifichiamo. Non sgrizza ovunque. Lo mummifichiamo. Mummifichi. Ok. E poi gli frega una forbiciata. E poi lo disintegri. Non, irrompibile. Più forte. Ma è irrompibile. Ecco. Grazie, Pompi. Perché le forbici hanno questo coso. Ah, ci sono della... degli zuccherini. No, questa è cocaina. Questa è cocaina che... quindi... Basta, marshmallow. In realtà questa è una cosa... Ok. Non per trasportare la droga. Non sanno di una minchia. Io bevo il cappello. Non sa di niente il marshmallow. È vero. Di niente, è come mangiare... polispirolo. Sì. Sì, come mangiare polispirolo. Oh, guarda, mi mangio il becco. Poi sarebbe il naso, in teoria. Esatto. Il famoso becco dell'albero... del becco di un quattrino. Il becco di un quattrino. Io mi rifugio nella Fanta. Diludente. A questo gli diamo proprio un'insufficienza piena. 5. 4. Io vado a 3. Proprio, sì, sì. 5 gli dai pure una speranza. No, allora, no, sai 4. Cos'è? 4, salgo io e scendi tu. A 4. Andiamo su 4. Perché? 4 perché se non ci avessero messo dentro sti ovuli di cocaina. Esatto. Che non sanno di niente. E non ti neanche anestetizza. No, no. E infatti, proprio... Ma poi, cioè... Cioè... No. No, no. Le no. Uova c'aveva dentro. Infatti. Che cosa orribile. No, non voglio mangiare nemmeno altri orribile. Pezzi perché non mi piace nemmeno il cioccolato. Allora, vai. 4. Basta, 4. Via. Questo è andato via. 4. Bocciato. E questo che era sempre Tiger? Sì, sempre Tiger. Ok. Questo, bocciato. E signori. Cioccolatini ripieni. A forma di cose varie natalizie. Ripieni di nocciole. Niente. Bianchi, neri e al latte. A forma di, chiaramente... A forma di tutto. Di tutto. Di cose di natalizie. Cose natalizie varie. A forma di cose natalizie varie. Allora. Sto controllando se c'è un'apertura facilitata. No. Grezzo. Ah, sì, sì. Ah, ecco, sì. Ecco. Disintegriamolo. Ecco. Da sopra, da sotto. Ecco. E poi? E poi? E poi? Ah, qua si dice di ficcare le dita. Ma cosa sta cazzo? Sono anche le granate. Belli. Devo belli. Devo dire che sono belli. Sì. Almeno questi hanno una almeno forma. Gli altri erano dei pezzi di... di sterco. Sono esatto. Belli. Oh. Allora. Cosa scegli, Casi? La bomba bianca. Pompi. La slitta al latte. E io prenderò Rudolf. Cioè la renna al cioccolato fondente. A posto. Eccoli. Beh. Buoni. Beh. Cioccolatini. Buoni. Anche questi secondo me nella classifica di un prodotto che ti fa andare al cesso velocemente si colloca al buon posto. Secondo me con 3 di questi, amici miei, scappate al cesso veloce come un razzo. Anche questi consigliatissimi per... Se avete problemi, diciamo, mischiando i gusti, bianco, latte, fondente, quello fondente alla fine innesca la scintilla che quindi vi fondente porterà. È focaio. Esatto. Io non paga, voglio anche un alberello bianco. Stai molto attenta, quindi. Perché al terzo. Ah, dentro, quindi, ha questo ripienino... Mm-hmm.
intanto la deglutizione di casi fino a qua è arrivata. Gluck, gluck. I ragazzi della Eh sì, no, perché ho mandato giù un po' di quel marshmallow. Un po' di... sì, hai scavato. È andato, hai scavato. Ha fatto nel, un passettino. Nel profondo. Sì, sì. Bene, bene, bene. A questo punto rimangono le mystery box. Beh, io a questi comunque gli darei proprio un buon 9 per la forma, per il packaging, per... Sì, piaciuto, questi sono... Sì. Cioccolatini, però. Allora, la cosa bella è che nell'insieme diventa 9 anche un cioccolatino semplice. Esatto. Perché la semplicità... Resto... Esatto. E poi, comparato al resto, la munnezza, capito? Però, ci sta, ci sta. Ci sta tutto. Mi è piaciuto. Buoni, qui abbiamo... Bene. Qui abbiamo un... pezzo forte con cui puoi coadiuvare le bevande. Il pezzo forte è questo Drilske Slick Bonner, cioè Tricky Beans, e sarebbero un po' come degli scherzetti, cioè sono come in questi pacchi le mille gusti più uno di Harry Potter. Esatto. No, tutti i gusti più uno. Mamma mia! Che profumo! Allora... Sono pacchettini... Pacchi regalo. A sorpresa. E può essere salato o acido. Salato, dolce o acido. Infatti qui c'è sweet scritto... Sweet or sour. Sweet or sour. Quindi dentro poi... Allora, qui c'è scritto... Surt el Sot. Mm-hmm. Kirseber. Grenatable. Melon Og, Lime Smug, cioè cherry, pomegranate, melon e lime. Ah, quindi abbiamo frutta. Vediamo. I fiammiferi. Allora, io andrei con quello centrale. Sì. Apriamolo. In alto. Ah, ah sì. Ne prendiamo tutti uno? Sì, e poi ce li passiamo. Va benissimo. Come i tossici. Esatto. Ma sono caramelle... Penso che siano proprio caramelle. Ma sono mischiate in ogni pacchettino. Sono tutti uguali, sono. Ah, no, abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente, sono le ziguli, tipo. Ma infatti, ma sono solo rosso e verdi. Ma hanno tutti lo stesso sapore, per sa poco. Sono sfiziosa. Sì, nell'insieme. Però poi sale una botta tremenda. No, non mi piacciono. Al caso secondo me sì. Ma a un certo punto mi sento detersivo. Io sono un grande adoratore della munnezza. Ma queste... Sembrano le Skittles. Esatto. Sì, ma... Skittles fatte male. Skittles che non ci sono, non c'è avuto abbastanza. Non ce l'hanno fatta. È la consistenza che non mi convince moltissimo, perché dopo un po' sono... No, perché ce l'hanno un po' di caratteristiche. Sono gessose dopo un po'. Degli Skittles ce l'hanno un po' di caratteristiche, tipo che ti si appiccicano i denti e non ti si smuovono mai. Un saluto ai nostri dentisti. Cosa quella al melone che, mamma mia. Non sono male. Ma non la vincono. Una alla volta ce la fai. Se fai la manata ti sale una botta tremenda. Io poi mi ero fatto un film completamente diverso su cosa fossero. Io pensavo che fosse in ogni pacchetto potevi trovare un sapore diverso. E invece no, vabbè. Quindi un po' uno scam. Esatto. Via delle caserme. Però vedi, togliere quel pacchetto... Ora ci troviamo a Jenga. A Jenga. Sì. Sì, 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 sì. Ok. Proprio così. Ma io direi... Oh, altro bel momento. Allora, questi senza che andiamo a usare i bicchieri. Questi io direi che facciamo una versata... in bocca a testa. Ma io invece lo voglio gustare nel bicchiere. Lo vuoi impicchierare. Sì, sì, sì. Allora... Queste sono delle bottigliette con bevanda rinfrescante al gusto di ciliegia, questo, acqua, zucchero, succo di amarena da concentrato di succo di amarena,
1%, attenzione. Ben succo di sambuco da concentrato di succo di sambuco, 0,6%. Succo di limone da concentrato di succo di limone, 0,4%. Acidificanti, acido citrico, conservanti, sorbato di potassio, aroma. Conservare riparato dal calore, non ti preoccupare, abbiamo già fatto. Si chiamano Twist and Drink perché qui c'è questo tappino particolare che va strappato, twistandolo. Ecco, a posto. Casi, bicchierizzi. E io faccio invece... Ok, qua fa schifo. È male, male. Qua è male, qua è male. Allora... È liscio. Esatto, è liscissimo. È acqua in cui ci hai lavato le ciliegie. Sì, esatto, esatto. Proprio... Ma proviamo l'acqua in cui hai levato le mele. Certo! Sì. Mela verde dovrebbe essere. Spara, spara direttamente, spara. Meglio. Quantomeno sa di mele. Ha un sapore questa. In questa fantastica scimmietta felice. No, fa schifo uguale all'altra. Pompi, io non so. È meglio dell'altra. È secondo meglio. Me fa schifo uguale. Beviamo questa bevanda blu. Alla mora. Alla mora. Ti raga, io ho paura di tutte queste cose. Quella è bianca. Proprio quella ha visto proprio. Però intanto adesso non c'ha coloranti sta roba. Non sa di niente. Questa è proprio acqua liscia, penso. Però, posso dire una cosa? Questo almeno non ti dà fastidio. Però, non sono troppo artificiali. È vero. Sono scarichi, capito? Esatto. Cioè, sì, sì. Non giusto sono chimiche. Costano 2,95 Un litro. Ah. Se no. Sì, 9 centesimi. Cioè, questo è proprio... Ah, questo cola mix, secondo me... Alla fine. Prendiamoci quello rosa, va. Raspberry. Lampione. Bianco, anche questo. Tutti lo stesso colore, Gian. Tranne il cola mix. Cola mix di Martino. Mi sei imposto la pompa. Un po' di acqua leggera. No, anzi leggerissima. No, zero, qua è proprio male. Devo aspettare. Vada con l'ultimo. Sì. Che è cascato? La quarta volta. Eh no, perché mi stavo a chinare per prendere. Questa almeno un po' di cola. Il colore. Di cola gliel'hanno data. Un po' di colla. Quello è che non sporcano, capito? Cioè, però sono pratici. Sì, la user experience è buona. No. Coca-Cola dimenticata nel frigo per 3 mesi. Mamma mia, questo fa schifo. Questa è la cosa più schifosa che esista. No. Pessimo. Questo è proprio pessimo, ragazzi. Ragazzi, non comprate queste cose, se le vedete da qualche parte il non sapore comprate. Per i piatti. Cioè, noi ci abbiamo provato il sapore per voi. Per i piatti, voglio. Ci abbiamo provato per voi, il non voi non per fate. I piatti. Non fatelo. Allora, non fatelo, io mi devo rifare la bocca con un po' di fango. Ascoltate, bravo. Grazie. Diamo un po' di fantu. Perché sì, ci vuole un po' di fantu, ci vuole. E poi mi rifare la bocca in primis. Con i popcorn! Sì, del Lidl. Sì. Quindi, i vincitori assoluti della puntata. La sintesi di tutto ciò è: se volete comprare degli snack natalizi, andate nei negozi dove andate a fare la spesa. Andate da Lidl, che magari fate la spesa da Lidl, andate da Eurospin.
andate dal vostro supermercato di fiducia e prendete cioccolata, prendete dolci tradizionali, lasciate perdere queste, tranne queste che sono buonissime. Ma i frizzi pazzi io non li farei neanche natalizi. No, esatto, non sono natalizi. Una cosa, i frizzi pazzi promossi, ma questi, ah, il resto è tutto è tutto no. I popcorn invece sì. Popcorn al cioccolato, tantissima roba, ragazzi. Ma io, qua si sta scavando. Allora, io sono a posto così, sennò potrei morire. No, infatti anche io ho questi, basta. La Fanta all'uva che appiana tutto. Che formatta il gusto. Mamma mia, sto andando in iperglicemia. Sentite questo odore di insulina nell'aria? Sì. Ah, burro. Sto ancora mangiando, basta. Basta. Con la mix di Martino t'ha scengiato. Casi, come concluderesti questo video? Con un consiglio. Vada. Vero? Abbiamo mangiato tanta monnezza. Fatelo anche voi. Provate, assaggiatele tutte. Perché solamente assaggiando saprete cosa vi piace. Se non assaggiate un cazzo, voi non sapete che questo fa schifo. Anche se ve lo diremo noi. Quindi, con questi preziosi consigli, Pompi. Io vi dico, mangiate tutto quello che vi pare. Io invece vi dico buon Natale. Auguri. Da Forza Panino. Sì.